i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 domenica 19 marzo 2023, nuovo appuntamento con Diario 1912, la calcio l'eco dei bei dei. Si torna a giocare, lo si farà oggi, 14.30, stadio Leonardo Garilli di Piacenza, che quindi torna a essere terra di approdo per i brucelesti, terra di approdo e speriamo terra di conquista. Infatti negli ultimi due precedenti, questo se volete per gli scongiuri potete partire subito, i brucelesti hanno ottenuto vittorie. Vittoria a inizio 2021 con mister Gaetano D'Agostino, rete di Ivan Merlisala a circa un quarto d'ora dalla fine, e poi a fine 2021 si era fondamentalmente all'inizio dell'era De Paola 2.0, insomma la sua seconda esperienza de facto sulla panchina blu celeste. Uscì la prima vittoria della sua gestione, partita bruttissima, pochissimi tiri in porta, due squadre in grande, grandissima difficoltà in quel momento, l'Ecco soprattutto dal punto di vista dei risultati, il Piacenza soprattutto dal punto di vista della numerica. Ricordiamo insomma che in quell'occasione erano veramente parecchi gli assenti per quanto riguarda la squadra che allora era guidata da mister Cristiano Scazzola. Oggi non c'è più, oggi c'è Matteo Abate, Scazzola è tornato per un periodo, c'era nella gara d'andata, è stato riesonerato durante le ultime settimane, c'è Matteo Abate sulla panchina, Abate con due B, sulla panchina, che ha allenato la squadra primavera, una primavera 3 che ha lasciato durante le ultime settimane. E tra l'altro, se vi può interessare, il Piacenza durante questo 2023 in primavera è la squadra migliore o comunque una delle squadre migliori, ha fatto una grandissima rincorsa, oggi come oggi si sta giocando la qualificazione ai playoff irraggiungibili a Renate, Modena e Sudtirol più in su, che si giocano la prima, seconda e terza piazza e sono molto attaccate. Invece il Piacenza è in lotta diretta con i blu celesti di mister Roberto Mastrolunardo e anche in tal senso una corsa a 3 per due posti in categoria con la Pro Vercelli compresa in questa bagarre. Ecco l'Ecco che tanto con la primavera ci ha appena giocato e perso in casa, va a sfidare una squadra che non sta bene, l'abbiamo già detto ampiamente, una squadra che sicuramente ha anche dei valori ma che ha faticato ad esprimerli. Dove li ha espressi? Li ha espressi quasi esclusivamente in attacco, Onisa fuori, stagione finita, e era appena rientrato tra l'altro, ma non avrà a disposizione Abate, questo giocatore non ha praticamente, non l'ha mai avuto, non l'avrà a disposizione per tutta la stagione. Per quanto riguarda le altre assenze, Zana Andrea per un al polpaccio, Piacenza che dovrebbe giocare col 3-5-2, che comunque ultimamente ha dato 4 punti in 4 partite, per quanto questo possa contare, e comunque 3 sono arrivati tutti insieme nell'ultima gara interna, 4-2 al Mantova, e invece nell'ultimo incontro è arrivata sconfitta di misura, comunque a testa alta per quanto questo possa contare, sul campo del Pordenone che l'Ecco aveva trovato 3 giorni prima. Evidentemente Abate ha parlato alla vigilia dell'Ecco, così come l'ha fatto Foschi, e di conseguenza dovrebbe esserci l'opportunità o comunque la volontà, ecco questo sì, di far punti. Occhio a Cesarini Morra davanti, che è una coppia da 19 gol, quindi tutto meno che una coppia da ultima in classifica. Occhio a Kasim Sulic in mezzo al campo, giorno è arrivato dalla Francavilla, sta faticando a incidere, però sicuramente è un giocatore valido. Potrebbero esserci problemi dietro, Nava recuperato ma potrebbe non star benissimo, e per cercare di riempire le tribune del Garilli la società ha portato avanti l'iniziativa Porta un amico, quindi ogni abbonato due biglietti in omaggio per distinti rettilineo, dove si addensa il tifo più caldo e blu celesti, visto che la curva è chiusa ormai da grande tempo, a tempo immemore direi, non l'abbiamo mai vista, oppure in tribuna. Quindi questo per ricordare anche che dovrebbe esserci magari un clima dal punto di vista ambientale in teoria un po' più caldo, però è chiaro che poi puoi fare tutte le iniziative che vuoi, ma devi offrire qualcosa il tifoso, se no questo tiene a non venire. E per purtroppo Piacenza negli ultimi anni è assomigliato un po' a una cattedrale nel deserto, tra l'altro si prevede un po' di pioggia
durante la gara, anche se niente di fondamentalmente problematico. Per quanto riguarda il fronte blu celeste, se ci avete seguito su lcnsport.it avete sicuramente letto le dichiarazioni di mister Luciano Foschi, magari avete visto il video, comunque nel caso lo ritrovate. Foschi che ha detto: serve il sangue agli occhi, e grazie al cavolo, mi viene da dire, ma questo senza entrare in polemica con l'allenatore, direi che una squadra che vuole fare quello che l'Eco dichiara di voler fare deve avere il sangue agli occhi quando si sveglia la mattina, quando va al campo, quando va la sera a letto a riposare. L'Eco non può non vincere a Piacenza se vuole continuare a mettere insieme punti importanti per a continuare a sognare il primo posto, obiettivo fissato, b nel caso in cui non si dovesse riuscire a ottenere il massimo risultato possibile durante questa stagione, per mettere comunque quante più squadre dietro le proprie spalle in ottica playoff, per fare un playoff magari più dignitoso degli ultimi due anni. Tra l'altro, far peggio direi che diventa abbastanza complesso, visto 1-4 col Grosseto, 0-2 senza tirare in porta con la Pro Patria, direi che peggio di così diventa un po' dura. Per quanto riguarda le altre cose, su Zuccon ci andiamo alla fine, quindi per quanto riguarda le altre cose parliamo magari di probabile formazione blu celeste. Tutti convocati di fatto, tranne Martorelli che è ancora infortunato, lo sapete, un problema al polso che è stato rotto. Poi per quanto riguarda le altre cose, lo squalificato ovviamente Umberto Eusepi, che non ci sarà però fino a luglio 2023, ogni tanto ve lo ricordiamo, ma comunque si rischia di diventare un po' tedianti. E ovviamente questo fa un po' il paio, pur per questioni diverse, con Pecorini che è fuori dalla lista, e quindi di fatto ha finito la sua stagione. Non so se eventualmente si potrebbe riaprire la lista per i playoff e se poi l'Eco decidesse effettivamente di farlo. Per quanto riguarda la possibile formazione, è chiaro che si potrebbero rimischiare le carte, talvolta Foschi l'ha fatto, in linea di massima ha confermato comunque il pacchetto arretrato quando è capitato di dover giocare in tempi ristretti, quindi Melgrati, Seliak, Battistini e Del Ricci direi che potrebbero essere le scelte. Poi magari Foschi ci proporrà qualcosa di nuovo sull'out di sinistra, che mi sembra essere l'unico passibile di potenziali variazioni. Non abbiamo mai visto Cusumano, magari a Piacenza vedremo Cusumano, non lo so, possiamo aspettarci magari qualche novità in tal senso, avrebbe anche la sua logica. A centrocampo, chiaramente sugli esterni, Lepore si è fatto 180 minuti di fila con Pordenone e Feral Pisalò. Fosse per noi questa partita normale lo confermeremmo. Abbiamo detto una cosa precisa, che Lepore è un insulto ormai andare per lui a estrarre la carta d'identità, però è anche vero che parliamo di un giocatore che chiaramente può avere una mezz'ora magari di alta qualità piuttosto che 90 minuti di media qualità. Non so quanto abbia grande senso rischiarlo, tra virgolette rischiarlo, comunque rischiare di sovraccaricarlo, ecco, questo sì. Quindi partirei con Giudici, Zambataro sulle fasce laterali, con Giudici a destra, Zambataro a sinistra, Zambataro che direi è fresco. In mezzo al campo Girelli, magari Galli, Ilari, ci può stare. Ilari che ha avuto le occasioni con la Feralpi non riuscendo a tramutarle, però sulla seconda abbiamo detto è stato un colpo di vento notevole che l'ha tagliato fuori, di fatto la prima invece è un'occasione importante. Galli è subentrato, ha dimostrato di stare abbastanza bene, quindi magari può dare il cambio anche a Zuccon e Ardizzone, che è un po' lontano dalla condizione fisica migliore, insieme a Girelli. Davanti la questione diciamo che è un po' un rebus, ci aspettiamo che possa giocare Bonino, questo sì. Tordini, sicuramente su Tordini Foschi ha speso parole importanti, però da quello che abbiamo intuito vorrebbe qualcosa di più dal punto di vista dell'abnegazione, ovvero quello che gli sta dando Buso, che è sicuramente un giocatore magari rispetto a Tordini può pagare qualcosina dal punto di vista della qualità della tecnica di base, su anche sulla visione di gioco, un testone mi viene da dire, ovviamente lo dico in maniera simpatica, però comunque un giocatore che mette a testa bassa, scatta, parte, va in progressione, diversamente da Tordini che è un elemento che gradisce avere la palla addosso, gioca un calcio un po' più raffinato dal punto di vista estetico, però bisogna capire che quella di oggi è una partita da battaglia. Ma alla fine potremmo anche aspettarci Magni, Bonino. Comunque Magni, abbiamo detto,
a Trento, sappiamo tutto, abbiamo detto tutto, ci siamo presi le nostre critiche, ma vorrei sempre quell'atteggiamento da Magni, al di là dei gol sbagliati, che sicuramente per un attaccante sono la discriminante tra ciò che è bene e ciò che è male, però l'atteggiamento così ci sta bene. Atteggiamento poi riproposto anche con la Feral Pisalo, è entrato, ha anche dato una bella palla sfiorando il gol, di fatto è quella la testa giusta che vogliamo da questo giocatore. Magari poi potrebbe giocare oggi e togliersi delle soddisfazioni, insomma il calcio dà, il calcio toglie, magari due palle sporche sto giro, due gol, perché no, speriamo, di solito queste cose capitano quando il pallone è tra i piedi, poi magari alla fine si andrà comunque su Pinzauti Buso e con i cambi poi in corso d'opera, però penso che davanti ci possa essere qualche rivisitazione, qualche rimescolamento delle carte. E tutto sommato sulla coppia Bonino Magni una fish la spenderei, perché comunque ha parlato bene di entrambi Mister Foschi, e comunque li ha mandati in campo durante le ultime settimane. Tordini magari potrebbe essere carta utile in corso d'opera per giocare dietro le punte, non penso che si partirà con le tre punte, anche se è un tipo di soluzione che è stata provata a Trento per una situazione emergenziale, che c'era un risultato da recuperare, poco da difendere, so che è comunque una soluzione che è stata provata anche per diventare 11 di base potenzialmente. Ultima cosa, per non diventare troppo lunghi, Zucconi in nazionale, tanto complimenti a lui, perché sicuramente è un bel traguardo, non è una novità per lui la nazionale, ha fatto già la 15, 16, 17, 19, quindi sta facendo tutta la trafila, ha disputato 20 partite, ha siglato 7 gol, tutti con la maglia dell'Atalanta, prelevato al settore giovanile dell'Atalanta, il Lecco è danneggiato a questa situazione, complimenti a lui, male per il Lecco che perde un giovane, un giocatore importante, un giocatore forte, oggi praticamente semi-titolare, non lo definisco con primario, sarebbe riduttivo, un giocatore spesso titolare, spesso positivo, che talvolta ha fatto anche la panchina, perché l'ha fatta comunque anche pochi giorni fa con la Feralpi, salvo poi subentrare, non sarà una questione di poco conto per l'Ecco Triestina l'assenza di Zucconi, anche perché dobbiamo vedere in che condizioni arriveremo allora, sperando viva Dio che poi tutti i giocatori del centrocampo staranno bene, quindi che Foschi avrà a disposizione Girelli, Galli, Ilari, Ardizzone, Lacti e via dicendo, poi magari recupererà Martorelli che eventualmente è spendibile lì, anche se quando ha giocato ha fatto sicuramente fatica rispetto ai suoi compagni di squadra, però l'abbiamo detto, lo ripetiamo, bene per Zucconi, siamo contenti per lui, siamo contenti anche per l'Atalanta, non siamo contenti per il Lecco. Ci sentiamo oggi, ci vediamo oggi, forza Lecco sempre.